del momento della nostra raffica di mercato. Partiamo dalla Serie C e dal Cerignola, che aspetta di perfezionare l'ingaggio di Antonino Viola, portiere classe 2003 di proprietà del Lecce. Nell'ultima stagione è stato a Nardò, prima però bisogna concludere l'operazione in uscita relativa a Umberto Saracco, che da quello che ci risulta sembra essere un po' più vicino all'Ecco. È praticamente fatta, sempre in uscita invece, per la cessione di Cristian Langella al Rimini. Attendiamo l'ufficializzazione. Capitolo Brindisi: in attacco si punta su Cristian Bunino, classe 96 del Lecce. Invece il nome nuovo per la difesa è quello del terzino mancino Giuseppe Nicolao, 29enne del Gubbio. Monopoli che non molla la pista che porta ad Andrea Dorante, attaccante classe 2000 della Triestina, in uscita sempre per quanto riguarda il parco offensivo, almeno uno tra Montini e Santaniello. Monopoli sempre alla ricerca di un terzino mancino over. Capitolo Virtus Francavilla: oggi è il giorno di Francesco Forte, portiere classe 91, che arriva in prestito dal Monterosi in Puglia, è già praticamente in Puglia, quindi si tratta solo di formalizzare l'accordo. Per quanto riguarda la Virtus invece, c'è sempre la volontà di inserire nel proprio mirino Domenico Toscano, centrocampista 26enne del Gubbio, 2 anni fa già a Francavilla. Ancora Virtus cerca un attaccante, in uscita invece uno tra Ekuban e Perez. Per quanto riguarda il Foggia, fare i puntati su un centrale difensivo over, Riccardo Gatti del Catanzaro, da quello che ci risulta va verso l'Albino Leffe. Allora in poli in questo momento ci sarebbe Agostino Camigliano, 29enne dell'Ancona, 77 presenze per lui nel campionato di Serie B, e non tramonta l'idea di un ritorno di Ivan Kontek dal Cesena, Cesena che però vuole cedere il giocatore solo a titolo definitivo. Chiudiamo la pagina della Serie C con il Taranto, che oggi dovrebbe annunciare Patrick Ernici, difensore centrale 2001 dell'Ecco, contratto della durata biennale per il nuovo difensore degli Ionici. In Serie D attendiamo le ufficializzazioni di due giovani per il team Altamura: Giuseppe Cervellera, portiere 2004, ex Brindisi e Sorrento, e per Giovanni Cutrona, terzino 2004 di proprietà del Bari, ex San Cataldese e Troina. Il Gallipoli ha ufficializzato Mattia Trinchera, difensore classe 99, è stato per 3 anni a Nardolo, ricordiamo, anche con le maglie di Fasano e team Altamura in Puglia. Questa è un'operazione già chiusa diversi giorni fa. Invece aspettiamo l'ufficializzazione di Paolo Bianco, difensore 2003, ex Molfetta e Cerignola.